Siamo con Dau, attaccante del Budoni, dopo il 3-0 con la Selargius. Allora, una bella vittoria. Sì, è una bella vittoria perché da tanto che lo vogliamo questa vittoria. Ecco, racconta un po' il tuo gol che probabilmente ha chiuso la partita, il 2-0 che ci voleva. Allora, il mio gol, ho preso la palla nel centrocampo, mi sono fatto 1-2, sono infilato dentro e lui me l'ha ridato. Sono davanti alla porta, ho fatto gol. Ecco, quanto lo cercavi questo gol? Ne hai fatto un altro quest'anno, sì. Probabilmente vuoi avere un bottino più importante. Sì, a me ci voleva un altro gol perché quest'anno sono arrivato qui una partita, due partite fuori con infortuni, un po' di cartellini rosso, non ho mai avuto ritmo, adesso sto cercando il ritmo, oggi mi è andata bene e speriamo che la prossima... Perché probabilmente con un Dau in forma il Budoni può risalire la classifica. Sì, se io mi metto in forma possiamo vincere chi comunque qua con questa categoria. Non vincevate dalla parete di Guidonia 1-0 a ottobre, quanto è importante aver vinto fuori casa? È molto importante perché noi siamo una squadra che fuori casa perdevamo sempre quest'anno. Questa è una partenza che ti fa vedere che possiamo vincere con tutti, questa categoria è questa. Con l'ultima partita dell'anno, si avvicina il Natale, dove trascorre il Natale in Dau? Ah, io me ne vado con la mia famiglia per fare una Natale serena. Dove andrai? Ah, vado in America, a New York. Ah, ecco, quanti giorni starai fuori? Per una settimana. E il mister ti ha dato l'autorizzazione? Sì, mi ha dato l'ok mister di perdere questa partita. Esatto, perché se non avessi segnato saresti rimasto a Budoni. Ok, è andato bene, quindi posso andare. Certo, senti, un'ultima cosa. L'anno scorso eri lo stesso a Budoni, avete fatto un bellissimo campionato, una bella rimonta, adesso con questa vittoria a Selargius, la seconda consecutiva, si ripete lo stesso discorso dell'anno scorso? Sì, cerchiamo anche di tornare con piedi giusto per avere una ripartenza buona. Basta, il campionato è questo. Ecco, cosa pensi? Questo campionato è più difficile dell'anno scorso oppure è soltanto un momento di difficoltà iniziale e poi andrete sempre in crescendo? No, quest'anno è molto difficile perché ci sono delle squadre che sono tutti forti. Serie D, qua il giro della Laziale è più duro. Io ho fatto quello dell'Emilia Romagna, però questo sente che sei giocato il calcio vero. Infine parliamo dei compagni di reparto. Hai Marco Pau, un veterano e un giovanissimo come Meloni, descrivili. A me Marco Pau è un punto di riferimento per me, perché lui è un giocatore che mi dà tanta forza, anche mi fa credere ai miei valori. Mattias Meloni io lo faccio crescere a lui, certo. Perché gli dà di fare i movimenti, ti faccio fare i gol. E infatti oggi siete andati a segno tutti e sì, tre, quindi è una bella cosa. Va bene, ringraziamo Dau, buon campionato, tanti auguri. Tanti auguri pure a voi.